Buongiorno a tutti da Martina. Oggi andremo a commentare la partita di domenica che ha visto la Roma vincere per 3-0 all'Olimpico contro la Sampdoria. Partita importantissima proprio perché la Roma veniva da un periodo, come sappiamo, non positivo. Abbiamo perso il derby e abbiamo perso contro il Sassuolo. Perciò questa partita era importantissima non solo per i tre punti ma proprio per far vedere che ci stavamo riprendendo da queste due sconfitte. Stessa cosa per la Sampdoria, ovviamente situazioni diverse perché la Roma lotta per un posto in Champions mentre la Sampdoria lotta avendo 15 punti e trovandosi al penultimo posto, appunto lotta per non andare in Serie B. Quindi sapevamo che sarebbe stata una partita non facile, proprio perché di fronte a noi avevamo un'avversaria che stava lottando sì per motivi diversi ma pur sempre lottando. Mi vorrei concentrare appunto su alcuni giocatori della Roma, partendo proprio da Wijnaldum, che è stato il protagonista di questa partita. È stato il protagonista perché oltre ad aver fatto il primo gol si è anche procurato il rigore che poi è andato a battere Dybala. Wijnaldum possiamo dire che piano piano sta recuperando e sta migliorando partita per partita. Ovviamente a mio avviso Wijnaldum sta ancora al 30% del giocatore che era, però dobbiamo capire che comunque ha avuto un infortunio veramente molto grave, non è facile riprendersi, però non sta facendo né passi indietro né sta rimanendo uguale. Ogni volta che lo vediamo nelle partite vediamo sempre un giocatore che sta migliorando, quindi assolutamente soddisfatta di Wijnaldum. Penso che una volta arrivato al suo massimo, cioè al giocatore che era una volta, può dare, come in realtà già sta facendo adesso secondo me, molta qualità al centrocampo e questo può spingere anche gli altri centrocampisti, perché ovviamente Wijnaldum adesso non gioca, non è un titolare ancora, no? Cioè poche volte è partito come titolare, però comunque potrebbe togliere il posto a uno dei centrocampisti titolari, quindi parliamo di Matic, parliamo di Cristante, quindi questo può spingerlo a può spingere gli altri centrocampisti a fare sempre di più ed è quello che la Roma ha bisogno. Parlando invece della difesa, con il fatto che la Roma comunque avesse a disposizione pochi giocatori, perché ci mancava Cristante, e ci mancava Mancini, ci mancava Karsdorp che si è infortunato, ci mancava Kumbulla che, tornerò anche sul giocatore Kumbulla perché avrei tante cose da dire, e infine mancava Ibañez, quindi capiamo che ci trovavamo veramente in difficoltà. Mourinho, schierando Diego Llorente, devo dire che ha fatto la miglior cosa che potesse fare, perché si è rivelato veramente ottimo, cioè ha fatto una buonissima prestazione, è stato fondamentale per la partita. È vero che la Sampdoria non è mai stata così tanto pericolosa, però comunque Llorente quello che doveva fare l'ha fatto, anzi se non di più, inizialmente stava anche per segnare, quindi ha fatto veramente un ottimo lavoro, sono rimasta veramente molto contenta. Per quanto riguarda invece l'attacco, appunto i tre gol sono venuti da Wijnaldum, da Dybala per rigore e infine dal Shaarawy. Io sono abbastanza, se posso dire, delusa un po' da questo attacco, ma in generale in tutta la stagione, non parlo di questa partita, perché quando noi a settembre abbiamo visto la possibile rosa della Roma, abbiamo comunque detto, cavolo, abbiamo giocatori veramente importanti, abbiamo Dybala, abbiamo Abraham, abbiamo Belotti che ha fatto tantissimi gol col Torino, quindi cioè, abbiamo giocatori importanti. Però se noi andiamo a vedere, cioè non sono loro che segnano. Abraham ha fatto neanche la metà dei gol che ha fatto l'anno scorso. Dybala ha fatto 10 gol, ma ne potrebbe fare veramente tanti di più, sono pochi per un giocatore come lui. Belotti ancora non ha segnato in Serie A. Quindi diciamo che sono abbastanza delusa, perché se prendiamo Abraham, io veramente a me piace tantissimo come giocatore, penso che sia uno dei giocatori più tecnici della Serie A, quindi potrebbe fare veramente tanto e ce l'ha dimostrato l'anno scorso. Dybala si sa, cioè Dybala è un fuoriclasse, l'ho sempre pensato, quindi potrebbe fare molto di più, invece durante la partita abbiamo dei momenti in cui Dybala c'è e dei momenti in cui Dybala proprio sparisce.
Belotti, io penso che non sia un giocatore super tecnico, ma comunque ha quella grinta, quella voglia di fare che gli ha sempre permesso di segnare, quindi diciamo che mi aspetto tanto anche da lui. Infine, parlando di El Shaarawy, io non vedo l'ora e spero con tutto il cuore che lui rinnovi con la Roma perché è fondamentale, ce l'ha dimostrato perché lui gioca qualsiasi ruolo meno il suo. Cioè, lui può attaccare e lo fa bene, può difendere e lo fa bene, può impostare la partita e lo fa bene. Ha i piedi buoni, ha una buona tecnica, ha grinta, ha sempre quella voglia di fare, quindi spero con tutto il cuore che lui possa appunto rinnovare con la Roma. Stessa cosa per Smalling che è fondamentale. E detto questo, ci vediamo alla prossima.